Amici e amiche carissime, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi, Fondersi nella Divina Volontà. Questa dovrebbe essere la numero 39, se non vado errato. Sì, ecco, ci attende questa sera, dico subito, perché ho dato un'occhiata, come di consueto, insomma, all'argomento che tratteremo. Ci aspetta uno dei brani, mi avviso, insomma, più, come dire, toccanti per certi aspetti degli scritti, intitolato, è un brano abbastanza famoso, è un po' un cult, ecco, degli scritti di Luisa, siamo sempre nel volume 18, ed è intitolato I gemiti dello Spirito Santo nei sacramenti. Vedremo, insomma, che sarà un brano è molto lungo, quindi non so se riusciremo a leggerlo e commentarlo tutto in questa serata, ma è veramente molto, molto intenso, molto profondo, molto importante e anche molto edificante. E vedremo veramente come Dio è in azione attraverso i sacramenti e purtroppo come disgraziatissimamente la nostra volontà umana li disarma, ecco, li disattiva purtroppo spesso e volentieri i sacramenti e tutto. Il conseguente, insomma, dolore che questo provoca in Dio, no? Quindi il titolo è abbastanza emblematico, I gemiti dello Spirito Santo nei sacramenti ci danno abbastanza idea di quello di cui andremo a parlare. Io direi di procedere immediatamente alla lettura, appunto perché il brano è molto molto lungo e come sempre, insomma, dopo un pochino, quando ritengo un po' opportuno, ci fermiamo un attimo per e rifletterci un po' insieme, vediamo dove ci porta il Signore. Siamo sempre nel volume 18, questa volta è il 5 novembre del 1925. Comincio la lettura. Stavo secondo il mio solito fondendomi nel santo volere divino e mentre per quanto era a me possibile cercavo di ricambiare col mio piccolo amore il mio Gesù di tutto ciò che ha fatto nella redenzione. Il mio amabile e dolce amore Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, col tuo volo nella mia volontà giungi in tutti i sacramenti da me istituiti. Scendi nel fondo di essi per darmi il tuo piccolo ricambio di amore. Oh, quante mie lacrime segrete vi troverai! Quanti sospiri, quanti gemiti soffocati dello Spirito Santo. Il suo gemito è continuo alle tante disillusioni del nostro amore. I sacramenti furono istituiti per continuare la mia vita sulla terra in mezzo ai figli miei. Ma oh, quanti dolori, ahimè! Perciò sento la necessità del tuo piccolo amore. Sarà piccolo, ma la mia volontà me lo farà grande. Il mio amore non tollera per chi deve vivere nella mia volontà che non si associ ai miei dolori e che non mi dia il suo piccolo ricambio di amore per tutto ciò che ho fatto e soffro. Perciò vedi, figlia mia, come geme il mio amore nei sacramenti. Amici e amiche mie, cioè, già per commentare, penso questa è la prima parte. Mi fermo perché nella prossima frase Gesù comincia a già scendere nel merito del sacramento del battesimo. Però queste parole che abbiamo ascoltato sono già, a mio avviso, semplicemente spettacolari. Focalizziamo alcuni dettagli. Questa fusione nel volere divino va a ricambiare quanto fatto da Gesù nella redenzione. Allora, io colgo un pochino anche l'occasione perché ho cominciato, adesso speriamo che adesso in questo tempo di quarantena forse riuscirò a fare qualcosa, ma che possa andare avanti nel tempo. Ho cominciato delle piccole registrazioni di alcuni audio. Già sono disponibili in podcast che
che si chiamano proprio i giri nel fiat creante, i giri nel fiat redimente e i giri nel fiat santificante. E quello nel fiat creante e nel fiat redimente già c'è qualche giro che sono riuscito a fare nei giorni scorsi, no? Oggi vediamo Luisa girare e quindi fondersi nel santo volere divino per andare a ricambiare l'amore di Gesù nelle opere della redenzione. Gesù prende questa intenzione di Luisa, dice sì, ma in particolare voglio che tu scendi nel fondo dei sacramenti da me istituiti per darmi il tuo piccolo ricambio di amore. Noi sappiamo benissimo che i sacramenti sono, come dire, il frutto per antonomasia dell'opera della redenzione. Tutti i sacramenti che noi riceviamo, ecco perché sono così importanti, ma purtroppo in questo nostro tempo così maltrattati e calpestati. Adesso non voglio certamente ripetere e tante catechesi fatte nel passato, chi le vuole sentire può andare dove vuole e quando vuole, insomma sui sette sacramenti ho fatto cicli di catechesi, incontri su incontri, catechismi per gli adulti, quindi mi hanno fatto tutti i colori insomma negli anni passati, perché io coglievo benissimo come sacerdote un aspetto fondamentale, cioè tanti aspetti della crisi attuale abbastanza diffusa nella Chiesa è crisi riguardante e coinvolgente i sacramenti, cioè i sacramenti sono spesso e volentieri mal celebrati, mal vissuti, mal recepiti, mal amministrati, senza disposizioni, superficialmente, leggermente, spesso e volentieri bistrattati, emarginati e dimenticati. E se mi si consente una parentesi, l'ho già detto anche questo altre volte, di attualità, io credo che questo tempo di forzosa sospensione dei sacramenti, specialmente in Italia, dove il governo insomma si è spinto un pochino oltre e la Chiesa italiana insomma per spirito di collaborazione ha deciso insomma di sospendere di fatto la possibilità di accostarsi ai sacramenti, salvo circostanze molto molto circoscritte, personali e particolari, questo deve far riflettere un pochino tutti quanti, tutti. Cioè, se si passa in rassegna i sette sacramenti, se voglio fare una sintesi, il battesimo, c'è un sacco di gente oggi che i figli non li battezza proprio più, perché dicono che è meglio farli battezzare da grande, o quando vengono battezzati a 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi, tutto normale? Ma fino a 30 anni fa normale non era. Io personalmente, Don Leonardo, sono stato battezzato a 5 giorni di vita e non c'ho 100 anni, sì, non sono più un ragazzino, ce ne ho 48, ma sono stato battezzato 48 anni fa, non 100 anni fa. Ecco, mia mamma aveva imparato da mia nonna che quando si va a partorire il bambino non esce dall'ospedale senza il battesimo e non fa niente che non si facciano le feste. D'accordo? La festa non è la cosa più importante. Infatti io non sono stata fatta nessuna festa. Sono avuti mio zio e mia zia in ospedale, mi hanno battezzato e la festa è stata fatta un anno dopo, quando io ho compiuto un anno di vita. La fede della mia cara mamma. Oggi, vi dico da parroco, lo dico con dolore, cioè molte volte si sceglie la data del battesimo in relazione a quando può venire l'invitato X, Y, Z e quando è disponibile il ristorante per fare la festa. È una cosa fatta bene? Punto interrogativo. Vogliamo fare la rassegna dei sette sacramenti? Andiamo avanti. Vogliamo parlare della confessione? La confessione è uno dei sacramenti veramente più... Allora, da un lato ci sono i fedeli che si lamentano della scarsità dei confessori, della poca disponibilità dei parroci, eccetera, eccetera. D'accordo? Lamentela da un lato. Dall'altro però ci sono i sacerdoti che lamentano che le confessioni sono veramente... spesso e volentieri, tutto meno che confessioni, chiacchierate, sfoghi, sedute psicologiche, capite? Allora che succede? Che magari una persona che vorrebbe proprio confessarsi come Dio comanda, magari può trovare un sacerdote poco disponibile,
Ma non pensa questo povero penitente, che quel povero sacerdote magari è poco disponibile, perché le ultime 100 confessioni sono state 100 impressioni di perdere tempo, d'accordo? E io insomma posso anche capirlo, insomma, qualche confessore, perché cioè, succede oggi, eh? Quindi, sulle confessioni bisogna avere il riserbo massimo, quindi meno se ne parla meglio è, ma e che succede? Al contrario. Quindi che molte volte i confessori, quindi mentre alcune volte un penitente ben disposto non trova un buon confessore disponibile, tantissime altre volte un confessore che è disponibile a confessare rimane ore e ore solo in confessionale. Io riconosco un confessore di questo genere. O se capita qualcuno, tutto fa meno che confessarsi. D'accordo? No, parliamo poi dei sacrifici, cioè, d'accordo, la crisi del senso del peccato, la crisi della penitenza. Cioè. Vogliamo parlare dell'Eucaristia, il grande sacramento adesso, come dire, messo nel dimenticatoio. Vogliamo parlare dell'Eucaristia, cioè di questo ne parla. Cioè, quante comunioni fatte oggi in maniera quantomeno superficiale, quanta gente che si accosta alla comunione senza confessarsi, anche da 10 anni, perché si sente. D'accordo. Quanta gente che si accosta alla comunione senza un minimo di preparazione, che non fa un minimo di ringraziamento. Ma che comunioni sono queste qua? Vogliamo parlare della cresima? Che molti parroci, ahimè, anche cari pastori, desolati, che non sanno più a che santo votarsi, lo chiamano il sacramento dell'addio. Cioè, la cresima dovrebbe essere il sacramento in cui un giovanotto felice, fa sua la propria scelta di essere cristiano, che ha ricevuto in dono dai genitori e dai padrini col battesimo, ed è il momento in cui saluti e baci a tutti, però la cresima bisogna riceverla, perché comunque c'è la festa e perché ci stanno i regali. Cioè, io sono parroco da 15 anni, quindi mi dispiace dire queste cose, ma a me queste cose mi sono arrivate, d'accordo? D'accordo? Quindi, cioè, di che vogliamo parlare? Vogliamo parlare dell'olio santo? Io ho sempre raccontato, io sono parroco, quindi ne so queste cose. Cioè, io avrò fatto 300 funerali forse in vita mia, ma io non lo so se ho amministrato 30 oli santi a persone a cui ho fatto il funerale. E con motivazione, la stragrande maggioranza dei casi, quelle volte in cui è successo, spessissime volte, quando la persona ormai era incosciente, quindi certamente è bene comunque amministrare l'olio santo, ma i sacramenti della buona morte, se bisognerebbe fare la confessione, la professione di fede con il moribondo consapevole, il viatico, che è l'ultima comunione. Di viatici veramente forse si contano sulle palme delle due mani quante ne ho date, perché quei pochi che ti chiamano ancora lo fanno quando quello è quasi morto, quindi capisce quasi niente, perché non bisogna spaventarlo che viene il prete. Ma altri ti chiamano proprio perché è meglio non farlo spaventare per niente, siccome non sono manco sicuro che è tanto incosciente, ti chiamano proprio. E stiamo al quinto sacramento. Vogliamo parlare del sacramento del matrimonio? Come sta messo in questi tempi? Cioè, vogliamo parlarne o ci stendiamo direttamente sopra un velo pietoso? D'accordo? Quanti abiti bianchi, tanto per cominciare a fare la battutina polemica, delle spose di oggi potrebbero essere abiti bianchi? Vogliamo pensarci, insomma. Quanti matrimoni sono preceduti, ahimè, da libere convivenze? Ahimè, per carità, meglio regolarizzare una libera convivenza con matrimoni piuttosto che niente, no? Per carità. Ma e quante famiglie si sfasciano? E quante percentuali di matrimoni adesso nel nord Italia hanno superato da un pezzo i matrimoni celebrati al comune rispetto a quelli celebrati in chiesa, e dalle nostre parti ci stiamo avvicinando, eh? Quindi chi è che capisce il valore del sacramento del matrimonio oggi? Quante famiglie si sfasciano poi? E l'ordine sacro? Vogliamo parlare dell'ordine sacro? Vogliamo parlare dell'ordine sacro negli ultimi 50 anni? Negli anni 70 c'è stato, come dire, la piaga sociale, che Paolo VI, poveraccio, è morto in preda a dolori atroci, d'accordo? Si è fatto il purgatorio veramente sulla terra, vedendo lo spopolamento, 40-50 mila preti che si sono spogliati negli anni 70, ma sono tanti, so, eh.
È finita, come dire, la fuoriuscita, lo spopolamento di abbandoni del sacerdozio, di seminari e conventi. Abbiamo cominciato con l'altra roba. C'è bisogno di dirlo, stendiamo un velo pietoso. Abbiamo sentito i telegiornali, no? D'accordo? E la situazione è penosa, insomma, che si trova in larga parte. Quindi, ma dove abbiamo ridotti questi sacramenti? Cioè, come li stiamo trattando questi sacramenti? Qui ci stiamo dentro tutti quanti, eh? Adesso sentiremo i gemiti dello Spirito Santo, ma chi è che si addolora per queste cose qua? Quindi Gesù, quindi, lo chiede e lo chiedeva nel 1925. Nel 1925 c'era mica la situazione attuale, eh? Nel 1925 c'aveva circa 20 anni mia nonna, la quale mia nonna, per esempio, riguardo la messa e la comunione, negli anni 20 in Italia andava a messa l'80-90% degli italiani, a messa la domenica. Erano questi i numeri, cioè, capito? Io quando so di più di qualche prete che quando sono, prima che chiudessero le celebrazioni, che si diceva, ah, mo adesso qui faranno il distanziamento sociale pure in chiesa, d'accordo? E i primi provvedimenti più mitigati, anche qui, il vescovo dalle parti nostre è stato molto molto graduale, quindi è arrivato allo stop proprio per quando proprio sembrava inevitabile da parte di tutti. Ma la prima cosa che disse: osserviamo le distanze pure in chiesa. Ma sa quanti preti scherzando dicevano: nessun problema, d'accordo, nessun problema, quale distanze da mo che lo osserviamo in chiesa, d'accordo. Anche dalle mie parti, vabbè, questa è una piccola comunità, ma c'è una cattedrale bellissima che conterrà 200-250 poi persone sicuramente, ma il distanziamento lo puoi fare proprio senza nessunissimo problema per la frequenza che ci sta. Quindi, che vogliamo dire? Quindi Gesù dice nel 1925, ai tempi di mia nonna, e mia nonna mi diceva la comunione. Attenzione che nel 1925 siamo già dopo San Pio X, perché fu San Pio X a ripristinare, cosa lodevole, la pratica della comunione frequente anche quotidiana, che per secoli era stata tenuta in disparte. Prima di San Pio X, infatti, la comunione ci voleva l'autorizzazione del confessore, insomma, ci voleva la mano di Dio per poter accostare una volta la comunione sacramentale, no? Ma quindi anche dopo San Pio X, che pure disse: chi sta in grazia di Dio può farsi la comunione tutte le domeniche, non serve autorizzazione, pure tutti i giorni. Ma siccome era alto il senso del peccato, mia nonna mi racconta che essa faceva la comunione alle balaustre, ma sul 90% degli italiani, quindi chiesa piena, il 10%, il 15% di chi stava a messa faceva la comunione. Capito? Cioè, allora, com'è la situazione oggi? È invertita, no? Cioè, 90% a messa, 10-15% faceva la comunione. Oggi che succede? 10-15% a messa e di 15-15%, 90%, forse anche 100% vanno a fare la comunione. D'accordo? E confessione, sacramento assolutamente in crisi. Di che vogliamo parlare? Io lo so che insomma, cioè, io il cuore mi piange, mi piange il cuore, sono un sacerdote, insomma, no? A dire e a constatare queste cose, ma purtroppo è così, eh? Quindi, nel 1925 Gesù diceva: scendi nel fondo di essi per darmi il tuo piccolo ricambio d'amore, quante mie lacrime segrete vi troverai? Quante mie lacrime segrete vi troverai? Quanti sospiri amari, quanti gemiti soffocati dallo Spirito Santo, tante disillusioni del nostro amore. Ma è terribile sentire queste parole da parte di Gesù. I sacramenti furono istituiti per continuare la mia vita sulla terra in mezzo ai miei figli. Cioè, per mezzo dei sacramenti Gesù abita nel nostro cuore. Quando uno si fa la comunione, riceve Gesù Cristo, non riceve un pezzo di pane, d'accordo? O un simbolo. Anche tanti modi di accostarsi alla Santa Comunione che si sono diffusi in questi anni, che a mio avviso non aiutano, questo l'ho sempre detto, insomma, che non aiutano per niente
a interiorizzare il fatto che quello non è una caramella, un pezzo di pane. Quello è Gesù Cristo in persona, che prima di essere mangiato deve essere adorato e deve essere assunto in un certo modo, non è cibo comune. Dovevo continuare la mia vita sulla terra. Quanti dolori, quanti dolori. E chi vive nella mia volontà, e questo credo che molti di coloro che ascoltano queste catechesi, insomma, sono quantomeno interessati a vivere nella divina volontà. Su questo, insomma, anche le meditazioni mattutine, specialmente le ultime che stiamo facendo, insomma, su questo tema, sono abbastanza incalzanti. Dice: chi viene nella mia volontà deve associarsi ai miei dolori, deve fare suoi i miei dolori. Cioè, noi stiamo pensando in questo periodo quanto sto male io senza i sacramenti. Chi pensa questo, che Dio lo benedica, d'accordo? Perché questa sofferenza del cuore, questo anelito, questo desiderio sale al Signore graditissimo come profumo. Però dobbiamo anche pensare, ma quanto sta male il nostro Signore, quei sacramenti messi sotto i piedi da un sacco di gente, mal usati, forse anche da me, forse anche da me in passato. Allora in questo tempo bisogna anche riflettere a come li abbiamo usati, a come li stiamo usando, se, quanto, come. Allora, e andiamo a vedere come geme l'amore di Gesù nei sacramenti. Se vedo il neonato battezzare, attenzione, qui parla Gesù nel 1925 del neonato, perché nel 1925 ancora i bambini, come sta scritto nel sacramento del catechismo di San Pio X, si battezzavano entro i primi 10 giorni di vita. Moltissimi li battezzavano il giorno dopo stesso, tantissime persone, d'accordo? La stragrande maggioranza in ospedale, prima che uscissero dall'ospedale. Chi partoriva in ospedale? Chi partoriva in casa, la mattina dopo, senza fare tanti fronzoli, capito? Se era un maschietto col padrino, se era una femminuccia con la madrina, se la madre probabilmente stava male, manco poteva andare, andava il padre, andava dal curato, faceva il battesimo e portava a casa. Perché? Perché era importante il sacramento, cioè da ricevere il più presto possibile. Allora Gesù dice: se vedo il neonato battezzare, piango di dolore, perché mentre col battesimo gli restituisco l'innocenza, ritrovo il figlio mio, gli restituisco i diritti perduti sulla creazione, gli sorrido d'amore e di compiacenza, gli metto in fuga il nemico affinché non abbia più diritto su di lui. Questi sono tutti i regali che il Signore ci fa col battesimo. Lo affido agli angeli, tutto il cielo gli fa festa. Tutto il cielo gli fa festa. Perché, per esempio, nel battesimo, io queste cose le dico ai fedeli, qualcuno poi ha cominciato ad ascoltarmi, pochi. Perché nel battesimo si davano più nomi? Perché? Io ho 3 nomi di battesimo, tre. Tra cui quello di Maria. Cioè, io mi firmo Leonardo Maria Pompei, non semplicemente per devozione alla Madonna o perché ho fatto la consacrazione. Il mio nome di battesimo è quello, e anche un terzo ne ho. D'accordo? E mia mamma volle proprio darmi come nome anche Maria, e non la ringrazierò mai abbastanza, insomma, per questo. Ma perché nella fede semplice di un tempo si sapeva benissimo che i nomi plurimi di battesimo sono i santi che pregano per te. Per cui se c'hai 3 nomi, tanto meglio. C'hai tre santi, o meglio, tutti quanti santi che portano quel nome, che pregano per te. Meglio 3 che 1, o no? Mica faranno male, no? Quindi lo affido agli angeli, tutto il cielo gli fa festa. Ma subito, ecco qua, subito il sorriso mi si cambia in dolore, la festa in lutto. Vedo che quel battezzato sarà un mio nemico, un novello Adamo, forse pure un'anima perduta. Purtroppo Gesù non c'ha la grazia come noi di ignorare il futuro, di poter sperare, di poter illudersi. Non ce l'ha.
Oh, come gema il mio amore in ogni battesimo. Specie poi se si aggiunge, qui ce l'ha con noi, e fa bene, che il ministro che battezza non lo fa con quel rispetto, dignità e decoro che si conviene ad un sacramento che contiene una nuova rigenerazione. Attenzione, qui parla del battesimo in rito antico. Io lo conosco il battesimo in rito antico. Vabbè. Molte volte si sta più attenti ad una bagatella, ad una scena qualsiasi, che ad amministrare un sacramento. Sicché il mio amore si sente pungere dal battezzante, pure dal prete che battezza, e dal battezzato. Cioè, un prete che amministra il battesimo, metto qui, così, con la testa per aria, oppure come se stesse a fare una bagatella. Vedete la dignità che Gesù chiede a noi nel celebrare e amministrare i sacramenti come Dio comanda, non all'acqua di rose. Sicché il mio amore si sente pungere dal battezzante e dal battezzato e geme con gemiti inenarrabili. Dice: non vorresti tu dunque darmi per ogni battesimo un ricambio d'amore, un gemito amoroso per far compagnia ai miei gemiti dolenti? Oh, qui chiaramente non ci sono ancora i gemiti di oggi. D'accordo? Perché poi ci sono anche i gemiti di oggi. Qui Gesù non li cita perché nel 1925 non c'erano. Ma sarà contento Gesù che si battezza un figlio a 8 mesi? O che la preoccupazione principale è vediamo se troviamo il ristorante o quando è disponibile il padrino? Io sono parroco, l'ho detto insomma, no? Dico, ma ormai sto figlio lo battezziamo, cioè poi non gli posso fare niente, insomma, non li posso obbligare così avanti, a 7-8 mesi, ma sono battezzato un po' prima. Eh no, perché c'è la madrina o il padrino X che abita nel posto Y, lavora, quindi non si può liberare e quindi, cioè, io chiaramente dico, vabbè, cioè, che gli posso fare? Cioè, capite? Non è che, cioè, è chiaro che penso, se ci avessi un figlio io non farei così, però, che dobbiamo fare? Questa è la situazione oggi. Ben peggiore del 1925. Allora, andiamo avanti, dice Gesù. Passa nel sacramento della cresima. Ai, quanti sospiri amari! Mentre con la cresima, al cresimato, gli ridono il coraggio, gli restituisco le forze perdute, rendendolo invincibile a tutti i nemici. Questo vale per tutti noi, siamo tutti quanti adulti, penso che ascoltiamo in diretta o in differita questa catechesi, no? Oh, invincibili ai nemici. Sapete? Il diavolo non potrebbe vincerci, non potrebbe farci cadere in peccato mortale. Non può. Non può. Invincibile a tutti i suoi nemici, alle sue passioni. Un cresimato, alle passioni. Sai che significa? Che dal giorno della cresima, se vuoi, non ti arrabbi più. Se l'italiano significa qualcosa, rendendolo invincibile ai nemici e alle passioni. L'ira, questo si trova nei manuali di teologia morale, è una passione. D'accordo? L'ira. Oltre con vizio capitale. Rendendolo invincibile a tutti i nemici, alle sue passioni, viene ammesso nelle file delle milizie del suo creatore, appunto un soldato di Cristo, uno che combatte la buona battaglia della fede, direbbe San Paolo. Ma questa è la cresima, Affinché militi per l'acquisto della patria celeste, lo Spirito Santo, effuso nella cresima, se noi potessimo vedere che spettacolo, gli ridona il suo bacio amoroso. Nella cresima lo Spirito Santo ti dà il bacio amoroso, gli prodiga mille carezze, si esibisce a compagno della sua carriera. E che succede? Ma molte volte si sente restituire il bacio del traditore, disprezzare le sue carezze
e lo sente fuggire dalla sua compagnia, appunto il sacramento della cresima, il sacramento della fuga, dell'addio. Io glielo dico a tutti quanti i ragazzi, ma tanto serve a niente, insomma, lo dico, dico, farete, già lo so, ve lo dico già ancora prima, d'accordo? E li invito anche, dico, per ragioni di cominciare ad essere grandicelli, siate coerenti, cioè chi ha intenzione di fare questo, rifletta, d'accordo? Non dico di andarsene perché non è mai la situazione ideale, no? Io dico, dico, ma scusa un attimo, no? Ma mettiti un attimo nei panni dell'Altissimo, è possibile che noi, cioè, con la scusa che Dio è buono, ce lo dobbiamo stare in continuazione a mettere sotto i piedi, a irridere proprio, a prenderlo in giro, cioè a farne veramente oggetto di burla. Mettiti nei panni del Padre Eterno, cioè tu pensi che lui non lo sa se tu hai già deciso che il giorno della cresima è l'ultimo giorno che te vedono, perché Ale, finalmente ho finito il catechismo e vai a casa, andate tutti quanti, dove, vabbè, dico, tu pensi che non, ma ti pensi, ma ti sembra una cosa fatta bene? Ti sembra una cosa seria? Ti sembra una cosa seria? I genitori, i poveri parroci, qua stasera i parroci si sfogano, cioè io cerco di stare vicino ai genitori, cioè che cosa gli puoi fare? Cioè, quando ero giovane prete ho provato le linee, giovane soprattutto giovane più che giovane prete, quando uno è giovane pensa che può cambiare il mondo, d'accordo? Pensa che basta avere un pugno di ferro, insomma, polso. Non serve a niente, non serve, d'accordo? Perché non, con la costrizione, con le maniere forti, a parte il fatto che Dio non vuole che si usino queste cose qui, no? Anche se uno può averci tutte quante le buone intenzioni, non si ottiene assolutamente nulla. Allora devi supplicare i genitori, dico, guardate figli miei, fate in modo che i figli non spariscano dalla circolazione, cercate di capire, insomma, no? Avere un gruppo in parrocchia, avere la vicinanza di un sacerdote, di un educatore, può dargli delle amicizie alternative, può preservarli da tanti pericoli, è una chance, no? Stategli vicino, aiutateli, come dire, niente, d'accordo? Niente. Allora, lo Spirito Santo i voti di carezze, se si sente restituire il bacio al traditore, disprezzare le sue carezze, lo sente fuggire dalla sua compagnia. Quanti gemiti, quanti sospiri per il suo ritorno, quante voci segrete al cuore a chi fugge da lui, fino a stancarsi per il suo dire. Ma che? Invano. Invano. I cresimati, quindi i soldati di Cristo, pensate quante risate che si fa il demonio. I cresimati, i soldati di Cristo, i baciati dallo Spirito Santo, gli accarezzati dalle sue premure, che ci hanno da fare voltare le spalle per non tornare più, nonostante i continui richiami da parte di Dio. Cioè, se uno entra in queste, cioè, se rilegge queste cose qua, queste sono tragedie, sono. Perciò non vuoi tu mettere il tuo ricambio di amore, il bacio amoroso, la tua compagnia, lo Spirito Santo che geme per tanta sconoscenza, cioè irriconoscenza. Sapete che Luisa quando scrive, scrive sempre come una c'ha la prima elementare, no? Irriconoscenza. Ripeto, oggi i sacramenti sono tolti, ma io quello che vedo è che, salvo come sempre le dovute eccezioni, sono tanti bravi cristiani, devoti e sante famiglie anche oggi, ma purtroppo molti battezzati non gliene importa niente, cioè portano i figli a catechismo ancora per tradizione, perché siamo italiani, perché c'è quella sorta, insomma, di cattolicesimo un po' confuso, d'accordo, ma cioè i parroci, cioè io veramente sono proprio stanco, cioè le guerre puniche devi fare, d'accordo? Poi invece un ragazzino del catechismo a messa la domenica, non te dico se deve venirci pure il padre o la madre,
Se vuole la mano di Dio, ci vuole, insomma, battaglia. Alcuni parroci, uno è successo l'anno scorso, insomma, si presenta un ragazzino l'estate scorsa a Ciofana di Sala, c'aveva un foglio, dice: mi devi mettere la firma che sono venuto. Dico: come la firma? Dico: che è successo? Dice: no, 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 il mio parroco, se io non gli porto dopo l'estate i fogli firmati che sono andato a messa nei posti dove sono stato in vacanza, non mi fa la comunione. Dico, per carità, cioè, tutto quello che fanno i miei confratelli io lo stimo, lo rispetto, no? E, però, dico, ma dove ci siamo ridotti? Cioè, capito? Io lo capisco, sto povero confratello, perché, insomma, dove ci siamo ridotti? Allora, ci abbiamo ancora qualche minuto, dai. Sì, un'altra decina di minuti ce li possiamo prendere. Vediamo a che sacramento arriviamo, dice. Ma non ti fermare, vola ancora e sentirai gemiti angosciosi dello Spirito Santo nel sacramento della penitenza. E qui cominciamo. Quanta ingratitudine, quanti abusi e profanazioni, abusi e profanazioni. Ripeto, abusi e profanazioni da parte di chi lo amministra e da parte di chi lo riceve. In questo sacramento il mio sangue si mette in atto sopra il peccatore pentito, per scendere sopra il peccatore, attenzione, pentito, come Gesù dice. La domenica scorsa è stata la festa della Divina Misericordia. La Divina Misericordia è illimitata su chi è pentito dai peccati. Dio perdona chi è pentito, non chi pecca e non gliene importa niente, d'accordo? Il mio sangue si mette in atto sopra il peccatore pentito per scendere sull'anima sua, per lavarlo, per abbellirlo, sanarlo e fortificarlo, per restituirgli la grazia perduta, per mettergli nelle mani le chiavi del cielo che il peccato gli aveva strappato, per suggellare sulla sua fronte il bacio pacifico del perdono, il bacio del perdono. Mai, quanti gemiti strazianti nel vedere avvicinare le anime a questo sacramento, sentiamo bene, di penitenza, senza dolore. Non importa niente dei peccati che hanno commessi, ammesso che li confessino. Ammesso che li confessino. Ma c'è il dolore? Per abitudine, seconda cosa. Oppure, guardate, lo dice Gesù, quasi per uno sfogo del cuore umano. Non è una confessione, attenzione, noi siamo sacerdoti, un sacerdote parroco ha un cuore spalancato a 360 gradi, così come il cuore di nostro Signore. No? Se io ho l'anima afflitta e angosciata, d'accordo, me ne vado davanti al Santissimo Sacramento e mi sfogo. C'è un salmo bellissimo, il salmo 142, se non ricordo male, che dice: davanti a lui effondo il mio lamento, al suo cospetto sfogo la mia angoscia. Noi abbiamo bisogno di sfogarci, d'accordo? Se abbiamo un peso nel cuore, non ce la faccio più, ho bisogno di andarla a deporre in un altro cuore. Ah, siamo pure andati al parroco, capito? Che problema c'è? Siamo pure andati al parroco. Padre, ho bisogno di parlare. Via, ti servo un'ora? Benissimo, raccontami tutti i problemi della vita tua. Ti presto soltanto l'ascolto, te li posso risolvere i problemi, ma sfogare, d'accordo? Ascoltare uno sfogo è un'opera di grande carità. Ma non è la confessione, però, che hai capito? Cioè, se uno sta in confessionale con la stola sopra e si è fatto azione della croce, quando stai ti sei fatto azione della croce, ti fa la confessione, non ti fa lo sfogo, d'accordo? Oppure me lo dici, dici: padre, non mi devo confessare. Allora mi tolgo la stola, dico: bene, dimmi tutto, pure sto a confessionale, ma facciamo le cose fatte bene, no? Gesù prosegue: altri, orribili a dirsi, invece di andare a trovare la vita dell'anima, vanno a trovare la morte, a sfogare le loro passioni, peggio ancora. Quindi,
Perché qualcuno si va a sfogare i propri dolori, altri vanno a sfogare le proprie passioni, cominciano ad andare in confessionale, a parlare male, a destra e a manca. Letizio caius in proprio. Sicché il sacramento si riduce ad una burla, ad una chiacchierata. Lo dice Gesù, non lo dicono i parroci che non sanno più a che santo votasse. Una burla. Stai prendendo in giro il Padre Eterno attraverso questo abuso sacramentale, capito? O per istituire il sacramento della penitenza, quando noi andiamo a confessarci, ho detto, ci ho fatto una, sulla confessione non ho perso il conto delle catechesi che ho fatto, perché cioè, è l'esperienza, cioè, io ho fatto sempre solo il parroco in vita mia, non ho fatto nient'altro, d'accordo? O il viceparroco o il parroco, d'accordo? Quindi, cioè, sono 16 anni, mo tra qualche giorno sono 16 anni, quindi sono 16 anni che io sto a contatto continuo con queste cose. Cioè, non sono mai stato in cui, non sono mai stato in uffici, grazie a Dio. Fatto sempre solo il parroco. Quindi, cioè, in tre parrocchie diverse, quindi come dire, con una era il centro di Latina, quindi centro di Latina, città da 150.000 abitanti, insomma, quindi ricca, dove girano un sacco di soldi, quindi mezza professionisti. Poi alla periferia di Latina, Amburgo. Adesso è un paesello dei Monti Repini, quindi diciamo così, le conformazioni anche un po' sociologiche. Mi manca il mare, manca, insomma, da andare dalle parti del Raceno, della Felice Circeo. Dopodiché, quello che c'è sta nella diocesi mia, ho solito, cioè, ma tutto il mondo è paese, cioè, le fenomenologie sono più o meno simili, d'accordo? Dove vai, vai, è uguale. Sta tragedia della confessione. Se ne lamentava nel 1925, ma nel 2015 è peggiorata all'ennesima potenza. Gesù ha versato sangue per perdono dei peccati, capito? Versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Dico quando vado qui, il sangue di Gesù, il sangue lava le nostre colpe, capito? Cioè, per perdonarci i peccati, non è che Gesù si è fatto due chiacchiere. Ha versato fino all'ultima goccia di sangue. Quando il sacerdote dice: io ti assolvo i tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'ho detto infinite volte, stasera sto ripetendo cose che ho detto fino all'inverosimile, cioè uno deve immaginare che il sacerdote prende l'aspersorio, avete visto quello con cui benedice le case, lo mette dentro il costato di Gesù, lo impregna di sangue e glielo spruzza addosso all'anima, capito? Non è una metafora, è così. E tu non te lo puoi mettere sotto i piedi quel sangue, non lo puoi profanare. Bisogna stare attenti, bisogna stare. E se uno non è buono a confessarsi, lo dica al parroco. Padre, io non so buono a riconoscere i peccati. Allora, è compito del parroco, io ce l'ho già tutti quanti su, io quando me lo chiedono l'indirizzo al mio sito web. Perché c'è una sezione che si chiama Schemi per l'esame di coscienza. Ce ne sono almeno una decina, capito? Dice, non sei buono a confessarti. Allora comincia a prendere un pochino di schemi dell'esame di coscienza e confrontati, però col cuore aperto. Perché se una cosa è peccato e contraddice un comandamento e tu non la riconosci come tale, la prima cosa che devi fare è che ti devi convertire. Perché tu non puoi andare a confessionare se non riconosci un peccato come peccato. Perché non solo che lo devi riconoscere come peccato, ma te ne devi pentire. Se no, che confessione è? È una burla, dice Gesù. È una chiacchierata. E il mio sangue, invece di scendere in loro come lavago, attenzione, perché questa qua è come la comunione. Se tu te fai una comunione sacrilega, sai che succede? Che la comunione diventa veleno. Lo dice San Paolo, non lo dico io. Mangiano e bevono la loro condanna. La comunione veniva chiamata dai santi padri il farmaco dell'immortalità, d'accordo? Per chi? Per chi la riceve degnamente. Ma per chi la riceve degnamente? È veleno, te porta dritto dritto all'inferno la comunione sacrilega. Allora, chi si confessa bene e riceve il sangue di Gesù come lavagro, ma chi ne fa una buona chiacchierata, dice Gesù, il mio sangue scende come fuoco che li sterilisce maggiormente. Usare male in sacramento ti fa più male che bene, per cui meglio niente che usarlo male. Capite perché ogni tanto mi viene da fare qualche considerazione, essendo io parroco alla luce di quello che si vede oggi? Perché
Meglio niente che male, d'accordo? Meglio niente. Cioè, piuttosto che mettersi di sotto i piedi, è meglio sospendere un attimo, d'accordo? Questo è, evidentemente, ripeto, questo non è un fenomeno generalizzabile a livello universale, d'accordo? Non tutti sono così. Voglio anche sperare che non la maggioranza siano così. Sicuramente però quello che io ho potuto constatare nelle esperienze pastorali è che queste cose sono molto diffuse, purtroppo. Mi dispiace, ma mentirei se dovessi dire il contrario. Se dovessi dire che a me risulta il contrario. Non mi risulta il contrario, purtroppo. Lo dico con dolore, ma non mi risulta il contrario. Sicché in ogni confessione il nostro amore piange inconsolabilmente e singhiozzando ripete: ingratitudine umana, quanto sei grande, dovunque cerchi d'offendermi e mentre ti offro la vita, tu ricambi in morte la stessa vita che ti offro. Cioè, io dico, chi è che non si sente trafiggere il cuore dinanzi a queste parole? Negli Atti degli Apostoli che stiamo leggendo in questi giorni, dopo la prima grande predica di Gesù, si nota, cioè a queste parole si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro: cosa dobbiamo fare? Pietro gli dice: pentitevi e fatevi battezzare. Chi è che non si sente trafiggere il cuore da questa espressione di Gesù? Ingratitudine umana, quanto sei grande, dovunque cerchi di offendermi e mentre ti offro la vita tu ricambi in morte la stessa vita che ti offro. Questa è una tragedia, questa qui, eh? Cioè, i sacramenti che Gesù ha istituito, specialmente quelli che si possono ripetere, adesso ci fermiamo perché dopo viene l'Eucaristia, non parliamo dell'Eucaristia, ma specialmente i sacramenti che si possono ripetere, anziché diventare sorgenti di vita, se vengono mal celebrati, diventano fonti di morte. Capito? Perché un sacramento non è una cosa magica. Cioè, io mi accosto al sacramento, cioè entro in confessionale perché entrato in confessionale succede qualcosa. Non succede proprio niente, non succede. Capito? Oppure, ah no, mi danno a fare la comunione perché me lo sento tanto. E io devo riceverlo. Tutte quante le follie di questi anni, tutte quante le questioni interminabili, cioè, i divorziati risposati a destra e a sinistra, che poi non sono la solita categoria, perché ho sempre detto che il problema del divorziato risposato non è il divorziato risposato, poveraccio, perché un divorziato risposato che faccia un cammino e che viva poi in un certo modo può farla la comunione, d'accordo? Che faccia evidentemente un... Il problema del divorziato risposato che vive normalmente come se fosse... è non una categoria particolare di cattivi che devono essere ostracizzati dalla comunione. Non è questo. Il problema è che non puoi fare la comunione perché non puoi ricevere l'assoluzione. E non puoi ricevere l'assoluzione non perché Dio è cattivo, ma perché se tu stai in uno stato di peccato da cui non ti penti, non esiste nessuno che ci abbia il potere di rimettere quel peccato. Se un prete dice di assolvere i tuoi peccati, sta dicendo una cretinata, d'accordo? Perché Dio perdona chi è pentito, capito? Due ragazzotti che hanno scelto di vivere come marito e moglie prima del tempo, anche senza convivere, non possono andare a prendere in giro il confessore, capito? Cioè, se non hanno fatto una scelta, che almeno ci provano, perché non è diversa la situazione di due ragazzini che abbiano stabilmente rapporti prematrimoniali, mi ricordate se sono così esplicito, da una coppia di divorziati e di sposati. Solo che i divorziati e di sposati, poverini, stanno in una situazione pubblica, d'accordo, che tutti lo sanno. Due ragazzini... se non sono conviventi, mica ce l'hanno scritto in faccia che non vivono la castità. Ma se quelli cominciano a mettersi sotto i piedi il sacramento della penitenza, davanti agli occhi di Dio non sono meno colpevoli, anzi di più per certi aspetti.
dei famosi divorziati e risposati, d'accordo? Che tutti quanti sti quando si fanno sti pandemoni, d'accordo? Mi urta un po', d'accordo? Mi urta, d'accordo? Così come quando si fanno l'omosessualità, l'omosessuale, l'omofobo, dico, ragazzi, cioè, allora, non si tratta, cioè, la rivelazione pubblica cattolica dice, adesso a prescindere dalle motivazioni, ma l'unico luogo e l'unica forma lecita di esercizio della sessualità è all'interno del sacramento del matrimonio, che si celebra tra un uomo e una donna. Tutte le altre manifestazioni di sessualità sono illecite, capito? Sono illecite, d'accordo? D'accordo? Quindi non è che si tratta di fare la categoria dei super cattivi, no, sono tutti illeciti, d'accordo? Cioè, quindi, alcune cose devono essere, devono, e quindi se una persona che ha tendenze omosessuali si va a confessare, deve essere pentita. Così come una coppia di ragazzini che hanno rapporti prematrimoniali, così come un ragazzotto che avesse il vizio del peccato impuro solitario, d'accordo? Da un punto di vista della necessità del pentimento è la stessa cosa, per cui non è che la Chiesa ti aggredisce a te omosessuale e non ti vuole fare essere omosessuale, d'accordo? Non capito? Il problema è che dinanzi al peccato ci vuole il pentimento. E il problema, questo devi prendere col Padre Eterno, se si può dire la Chiesa Cattolica, è che è chiarissimo dalla rivelazione, dall'insegnamento della Chiesa, che non esiste altra forma lecita di esercizio della sessualità umana se non all'interno del sacramento del matrimonio. E anche all'interno del sacramento del matrimonio con molte limitazioni. Tra l'altro, se uno vuole essere proprio sicuro al 100% e pignolo al 100%. Allora, qui stanno i gemiti di Gesù nei sacramenti, insomma, no? Cioè, è capitata, diciamo così. Io chi se lo immaginava? Io oggi l'ho saputo che c'era sto. Chi si immaginava che in questo contesto storico-culturale si andava a sentire e a fare, insomma, una catechesi con questo scritto qui, che è, a mio avviso, assai significativo. Perché noi dobbiamo certamente fare nostri i gemiti di Gesù, ma dobbiamo anche fare in modo di non fargli fare noi i gemiti allo Spirito Santo. Questo lo capiamo, no? Cioè, se io sento una cosa del genere, dice che Gesù piange, se quando amministro il sacramento del battesimo sto con la testa per aria, queste parole me le devo ricordare. E se l'ho fatto piangere qualche volta, spero tanto di no, ma Dio non voglia, che ne so, facciamo in modo da non farlo piangere più. Quindi facciamo i giri nella divina volontà e le fusioni nel fiat redimente per consolarlo dei gemiti, non per dargliene un altro po'. Ecco, quindi va bene. Ci aggiorniamo, se Dio vuole, alla prossima settimana. Stasera, insomma, penso che molte sono le grazie che abbiamo ricevuti e molte sono le parole forse forti, ecco, però anche dolorosamente vere, che abbiamo ascoltato. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, alla prossima, santa notte a tutti, Ave Maria.